Nicola Carron, ringrazio l'ingegnere Becchi, tutta la sua squadra di ingegneri che sono qua, tutti coloro, le forze dell'ordine che sono qua con noi, i sindaci e i rappresentanti politici e le categorie economiche che sono presenti, perché sono presenti le forze sindacali, i rappresentanti del mondo economico del territorio. La politica e il territorio è compatta nel ritenere che le opere, non tutte indiscriminatamente, ma alcune opere sono necessarie. Questa è una di quelle opere necessarie. Noi siamo sempre di più queste infrastrutture come quella di oggi sono a volte vengono descritte come quelle infrastrutture che portano via terreno e quindi possibilità di poter essere utilizzate per l'agricoltura. In realtà è esattamente l'opposto, un'efficienza è un qualcosa che ci permette anche meglio di tutelare l'ambiente, lo so. Per dare poi risposte ai nostri cittadini. Ma la nostra responsabilità va oltre, è quella di aiutare le amministrazioni di evitare questi problemi, e su questo insieme al Ministro Ruppi ho già parlato che dovremmo di nuovo intervenire sulla legge nazionale degli appalti, perché se prima è vero tutelava troppo le amministrazioni e quindi creava delle difficoltà per le imprese, oggi addirittura siamo andati all'opposto. Ipotizziamo un cantiere con almeno 80 operai attivi, fino a 100-110, e almeno dai 5 ai 10 scavatori fissi più ruspe e pale, fino ad arrivare a una ventina di mezzi, per poi arrivare a 30 mezzi quando ci saranno le lavorazioni più importanti. Per la Paulese sono previsti risvol arrivo di 500.000 metri cubi di materiale prelevato stradale, dato che da ultimare l'opera in 600 giorni sono previsti 50-80 camion al giorno, fino ad arrivare a 100 camion al giorno per approvvigionamento dagli inerti.